Attenzione, sta per cominciare! Production! Salve a tutti ragazzi! Sì, proprio così, come vedete adesso, come mi vedete, praticamente siamo tornati di nuovo con la webcam perché abbiamo fatto una piccola cosa per vedere se magari non si blocca e non dà problemi. Se si continuerà a bloccare non me ne frega niente, sto video lo vedete con la webcam, vaffanculo, cioè io lo devo sistemare proprio il fatto. Comunque, semmai poi cambieremo un programma per registrare, adesso vedremo perché è un po' complicata la cosa. Però oggi dovremo fare la giungla di giorno questa volta, capitolo 1, 65 monete. Allora, come sapete, all'inizio di ogni capitolo c'è un video iniziale che voi non vedrete perché siete poveri. Comunque vedrò se magari ve lo inserirò in una qualche maniera, trovandolo da qualche video di qualcun altro. Vi inserisco solo la cutscene e ci rivediamo appena comincia il livello. Riesci a sentirmi? Oh, non è possibile. Coraggio, respiri. Respiri! Oh, perché a me? Oh, va bene. Allora, rieccoci qua, possiamo ammirare un po' come sarà sto livello, diciamo così. Qua non so, non deve dare sti problemi perché sennò mi inizia a far girare le palle veramente. Ed eccoci qui, al bordo, diciamo vicino al fiume. Qua fatemi vedere un po' i comandi perché sto usando la tastiera adesso, che non ho attaccato il controller, me ne sono scordato. Buongiorno Cusco. Buongiorno Cusco, ehi. Ah, sei tu. Sei tu. Tutto bene? Tutto bene? Ti hai spinto di proposito contro le rocce. Se non altro siamo di nuovo sulla terraferma. Beh, accontentati, dai. Sì, è vero, ora riportami in città. Scordatelo, le guardie di Isma saranno ovunque. Ecco il mio piano. Tu te ne stai lì bello seduto, mentre io penso alle guardie. Resto qui a sorvegliare il fuoco. Potresti cucinare qualcosa, tanto avrai ancora fame. Le battute contro i ciccioni sono sempre qualcosa di epico. Resto qui a sorvegliare. Potresti... Vabbè, un attimo solo che... Volevo un po'... Vabbè, abbassare un attimino. Allora, io mo sto usando la tastiera proprio come i vecchi tempi, che se so una cosa è che i giochi quando vengono giocati con la tastiera non è sempre detto che sia meglio del controller, non è sempre vero, poi dipende anche dall'abilità di uno. Intanto qua possiamo vedere una ape. Le api bisogna farle prima attaccare e poi investirle con l'attacco, quello roteante. Qui intanto mi sembra che non si può più salire su, quindi punto di controllo. Punto di controllo. C'è un uccellone qui sopra, guardatelo, un uccello triangolare. Ho bei ricordi di questo livello, speriamo che sia vero. Verificheremo. Manca a dirlo, l'ha preso in pieno, guarda, l'ha preso in pieno il bastardo, l'ha preso in pieno. Ecco. Ah, poi ci stavano le pozze di fango. Mamma mia, come la rabbia ti viene qua, perché tu in teoria dovresti premere il tasto della barra spaziale. Ecco.
Allora, sono passato non so come col wireless, alla magia. Per magia sono passato, guarda. Beh, li ho presi. È scomodo comunque, non va per niente bene. Qua intanto c'è il linguaccione. Wow, una frusta tipo per quella per le prostitute. Qui vediamo che c'è la stessa frusta però piena di... è stata fermata tipo dal legno, non lo so, dagli alberi. Non ho capito che cosa dovrebbe essere quel coso, una linguaccia proprio allorica. Intanto qua possiamo ammirare altro, ecco, un altro insetto cornuto. Punto di controllo. No, però io lo devo, scusate, mi devo vendicare per prima. Dove sta? A dove sta? Prendiamo le monete, la monetona. Vieni qua, vieni. Ma non lo riesco a prendere. Mi sta sfuggendo. No, allora io mo l'aspetto di qua. Mi faccio gli agguati. Ah, gli agguati, vai. Ne? Ti mollu! Le piante carnivore mangiano di tutto, anche i chicchi d'uva. Questo posto è vivo, prima torno al mio palazzo, meglio è. Ah. Le piante carnivore... Questo... Praticamente, ragazzi, come possiamo ammirare di qua, ci sta una pianta carnivora che fa la puttana, ecco, che apre la bocca. Apre. Mo, qual è il tasto? Invio. Dobbiamo sputargli in bocca, ecco, la puttana. Vai. E passargli. Passargli da dietro. Qui che sta qualche cosa nel pozzo? Prendiamo le cose. Qua c'è un'altra pianta carnivora. Non si può passare se noi non le sputiamo in faccia. Proprio ti sputa, ti ribuglia. Buia e... Qua intanto stiamo attenti. Qualcosa c'è qui? Diamo un'occhiatina veramente. Vediamo, qualcosa sta qua? No. Diamogli da mangiare a sta brutta pianta del cazzo. Piantala! Proprio il caso di dire. Qua intanto sti cosi sparano, che poi non si sa per... Come fa la pietra? La pietra a sparare le frecce. Tipo Arrow, che cazzo. Le pietre che vi sparano le frecce. Ragazzi, se vedete una pietra al mare o in campagna, state lì lontano perché vi potrà sparare una freccia nel culo. E poi vi chiedete perché avete un buco dietro al sedere. Ecco perché. Allora, qua intanto 16 chicchi d'uva. Stiamo mangiando uva in continuazione. Credo che sia di qua la strada giusta, anche perché forse è lunga, diciamo. Segreti non ce ne stanno? Questa app si decide? Si è decisa. A morire. A morire. Attenzione l'abilità tastimetra. Con i tasti, attenzione la puttana con la frusta. E dove vai tu, eh? Non da nessuna parte, devi morire male. Attenzione, qua c'è il pozzo. Un pozzo non si sa per quale motivo sta là. Non... Qua l'idolo rosso. E apriamo questa porta. Non abbiamo segreti? Strano, ma sicuramente sta qualche cosa. C'è sempre qualcosa che non va. Qui dovremmo saltare. Grande, punto di controllo. Parliamo con Ciccio Bob. Fin qui ci sono. Poi il prossimo quadro è zeppo di guardie. Il prossimo quadro è zeppo di guardie. Ci avvisa perché lui conosce il gioco. Lui è amico dei creatori. Ho già avuto a che fare con le guardie. Se ti vedono ti buttano fuori. I sentieri sono delimitati. Sono furbo, non mi vedranno mai. Lo sai, forse hai ragione. Lo sai. Lo sai. Tali in questa sezione del gioco. Intanto là c'è quel tipo là che, come vedete, togliti di mezzo. Si gira, ecco, e fa... Io intanto li ho driblati. Adesso sembra facile, però è dopo che si fa complicato. Ecco, guardate, questi si scontrano. E poi io posso passare di qua. Per poi andare di qua. Oh, prendere la cosa di qui, salire su il punto di controllo.
Ok, bisogna andare sul tasto rosso. Appena in tempo, appena in tempo. Guarda, c'è proprio messa all'angolo di qua. Poi non so per quale motivo certe volte da... Ecco. Qua semplicemente saltiamoci sopra. Là c'è una moneta che dovremmo prendere, la vado a prendere. E mo facciamo così, così e così. Altra zona da risolvere. Vediamo. Oh, meno male che non ci ha visto, non so come abbiamo fatto. No! Si è girato, ma non potevi farti un'altra camminata. Che cose assurde. Salta sopra sto tasto del pene. Saltiamo sul salame. Ma dobbiamo saltare sul quadrato. Di nuovo. Muoviti bastardo, muoviti, muoviti a girare, sì. Gira ancora. Devo passare. Un demone! E sono già tre volte sono. Un demone! Il lama è un demone, mo. Ragazzi, quando vedete una pecora dite una demonella! Col culo grosso così, una demonella. Il lama è un demone, va bene. Dove stanno le corna? Che poi tutto riferimento a che queste sarebbero le guardie trasformate di Isma, che dicono appunto un demone perché il lama è parlante, quindi ste cazzate qua. Sta arrivando un lama! Intanto qua abbiamo risolto... Intanto qua abbiamo... Non ho capito perché uno dovrebbe andare da quella parte dove sta quella a guardare. Qua... Questa è una guardare. Questi non guardano più. Ah, però là sta la moneta. Sta la moneta. Togliti di mezzo! Madonna, appena in tempo. Girate lo sguardo. Sì, io l'ho detto, l'hanno fatto. Ah, vedi un po'. Quello, ecco, vedi, sta girando. Girati, bravo, l'ha fatto. Dico girati e lo fanno. Alla moneta. La moneta, la moneta, la moneta. Aspetta, 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 aspetta. Ce n'è un'altra in fondo, mo per prenderla dobbiamo fare una corsa. Non credo che ce la facciamo. Niente, sta là? Non ci sta niente, mi devo sporgere per guardare. Oh, mo bisogna, vabbè. Bisogna aspettare che quello passa e noi andiamo giù e prendiamo la moneta. Segreto! Lo sabbiaccia tutti, che bello! Siamo a 59? Quante erano le monete? È possibile che erano 59? Non credo. Non credo che fossero 59. Qualcosa avremmo saltato. Qualche puttanata saremmo andati a fare. Non è finita, non è finita. Mi sa che abbiamo fatto tutto corretto allora. Qua si fanno ancora più complicati i fatti, eh. Salta qui. No, salta sul quadrato. Salta sul cerchio. Non è così. O è così? Sì, forse è così. Salta sul quadrato, salta sul cerchio, manca solo il triangolo e la croce. Abbiamo fatto i tasti della PlayStation. Bene. Intanto saltiamo sul salame perché è meglio così. Però dovremmo anche... Sarebbe il caso... Ma la puttana dell'angolo di merda che non va! Di là devi andare. Madò, proprio non gira, madò, io vi giuro, non fa la curva così, non la fa la curva. Datti da fare. Che datti da fare. Testa di pene. Io sono venuto di qua sapendo... Ecco, che stavano le monete. Ce l'abbiamo fatta comunque, 63, 64, 65 abbiamo finito. Questo è l'ultimo labirinto. Rotola, non è un cazzo da fare.
Dovevamo premere il triangolo che sta laggiù. Perché non l'ho premuto? Perché non l'ho fatto? Ah, perché là stava la cosa. Passa, cornuto. Ma sì, giusto. Tu vuoi la solita roba pronta qua. Lui non è fantasma che passa attraverso le robe. E mo bisogna aspettare. Da notare che questa è per metà viola, per metà fucsia. Proprio. Che razza di painting che gli hanno fatto al petto. Salta sopra il triangolo, salta! Oh, avrei dovuto premere anche il quadrato, passavo subito, però non ho pensato a farlo. Non fa niente. Ormai l'abbiamo fatto, la merdaccia. La merdaccia. Salta sul salame! Sul cerchio. Che poi è ovalizzato. Vabbè. Sta arrivando là! Chi cazzo ne frega? Beh, l'ultima. Che poi se gli andate troppo dietro, quello si gira tipo, ecco. Tutto, medaglia d'oro, quindi tutto. Abbiamo vinto le Olimpiadi. Bene. Ok. La giungla di giorno, capitolo 1, monete raccolte 65 di 65, segreti trovati 1 di 1, medaglia d'oro, orsacchiotto abbraccia a tutti, premi invio per salvare oppure premi ESC per continuare, che poi vabbè non l'ho mai capita sta cosa, come cazzo, vabbè. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che sia venuto bene, perché altrimenti a me mi girano le scatole per tutti quei fatti di telecamera, videocamera, webcam e puttanate varie. E mettete mi piace a questo video e ci rivediamo in un prossimo video, che se cosa sarà andato bene lo faremo di nuovo con la webcam, sempre però solo su PC.